La SCIA è un istituto di semplificazione introdotto dalla legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e in particolare all'articolo 19 di questa legge. La SCIA consente, come abbiamo visto nel video precedente, consente al cittadino o all'interessato in generale di presentare una semplice segnalazione. Qualora, al posto di una serie di atti che prima erano previsti dalle normative, e in particolare al posto di autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta. Tutti questi quindi possono essere sostituiti da una segnalazione dell'interessato e tra queste sono comprese anche, ad esempio, le domande per le iscrizioni presso albi o ruoli per esercitare un'attività imprenditoriale o commerciale. E questa SCIA è utilizzabile qualora, non sono, diciamo, qualora sia previsto dalle normative che la pubblica amministrazione e l'ufficio competente per quel determinato atto debba eseguire unicamente dei controlli, degli accertamenti dei requisiti e dei presupposti di legge e quindi delle documentazioni, ad esempio, che necessariamente dovranno essere allegate alla segnalazione. E qualora non siano previsti limiti derivanti da strumenti di programmazione in generale, come ad esempio lo sfruttamento del suolo e così via, l'inquinamento. E quindi vi sono una serie di esclusioni dalla SCIA, in particolare qualora esistano particolari vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, non è possibile, diciamo, ricorrere in generale alla SCIA. E anche nel caso della difesa nazionale, della pubblica sicurezza, dei casi dell'immigrazione, dell'asilo, richieste d'asilo, la cittadinanza, la giustizia e le finanze, l'acquisizione di gettito, le costruzioni che ricadono nelle zone sismiche, nonché ulteriori atti, previsti dalle norme comunitarie. In questi casi, diciamo, vi è in generale un'esclusione della SCIA. Abbiamo detto che quindi alla SCIA occorrerà allegare per il cittadino, per l'interessato, dovrà allegare alla SCIA una serie di documentazioni, tra cui ad esempio le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, nonché le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, che sono pure stati introdotti. Come abbiamo visto nei video precedenti, per semplificare l'attività amministrativa e che devono essere obbligatoriamente accettati dalla pubblica amministrazione, la quale non può richiedere i relativi certificati originali. E questi sono stati introdotti in particolare all'articolo 46 e 47 del DPR 445 del 2000. Nonché dovranno essere presentate in generale, ad esempio, allegate alla SCIA, le attestazioni, una serie di asseverazioni di tecnici abilitati, ad esempio, qualora siano eseguiti dei lavori, di costruzione o di ristrutturazione di edifici, nonché, ad esempio, possono essere presentate allegate dichiarazioni di conformità dell'Agenzia delle Imprese. Elaborati tecnici per effettuare appunto le verifiche. In generale, tutti gli atti, i pareri e le verifiche preventive saranno sostituite dalle autocertificazioni, nonché dalle attestazioni e dalle asseverazioni. Vengono fatte salve ovviamente la possibilità per la pubblica amministrazione di eseguire delle verifiche successivamente alla presentazione della segnalazione certificata. E in generale l'invio della documentazione e quindi della presentazione della SCIA e dei relativi allegati potrà avvenire in generale tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite l'utilizzo della telematica.
La data di presentazione che coinciderà con la data di ricezione della segnalazione e l'inizio dell'attività. In generale, appunto, qualora diciamo, sia ammissibile richiedere presentare appunto la SCIA, l'inizio dell'attività, secondo l'articolo 19,2, potrà essere lo stesso giorno della presentazione degli stati, quindi quella determinata attività. Che può essere ad esempio un'attività economica, e quindi in questo caso la SCIA viene presentata ad esempio al SUA, lo sportello unico per le attività produttive, oppure un'attività edilizia, quindi uno degli interventi edilizi previsti al DPR 380 del 2000, testo unico sull'edilizia. In questo caso la SCIA viene presentata allo sportello unico per l'edilizia. L'attività in generale può avvenire, può iniziare lo stesso giorno in cui viene presentata la segnalazione. Tuttavia, abbiamo visto che la pubblica amministrazione, dal canto suo, nel momento in cui viene presentata la SCIA, potrà fare una serie di controlli di tutta la documentazione che è stata presentata e, in generale, qualora vi siano dei problemi, potrà emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione. Questo viene emesso motivatamente dall'amministrazione competente qualora appunto vi sia una carenza di requisiti e presupposti e che in genere comporta anche la rimozione di eventuali effetti dannosi che sono stati provocati a seguito della presentazione dell'istanza. Tale provvedimento di divieto di prosecuzione potrà essere presentato prodotto dalla pubblica amministrazione nel termine in generale di 60 giorni dalla data di ricevimento della SCIA, e in particolare nei casi di SCIA riguardanti l'edilizia. Secondo l'articolo 19,6 bis della legge 241, questo termine è dimezzato a 30 giorni. Il provvedimento di divieto di esecuzione si può rendere necessario qualora sia richiesta una conformazione alla normativa vigente, e in particolare in questa situazione. Nel provvedimento sono indicate una serie di misure che il privato dovrà, cioè colui che ha avviato quella determinata attività, dovrà intraprendere al fine di poter proseguire l'attività, la quale viene comunque sospesa, diciamo, nel momento in cui viene emesso questo provvedimento di prosecuzione, e la conformazione e le misure dovranno essere prese nel termine non inferiore a 30 giorni. Qualora vi siano state presentate delle attestazioni non veritiere o vi siano dei pericoli per l'interesse pubblico, viene comunque disposta la sospensione dell'attività. E inoltre, qualora appunto sia richiesta una conformazione e vengano richieste delle misure al privato, si ha un'interruzione dei termini dei 60 giorni. E quindi il provvedimento di divieto non è un provvedimento, diciamo, di divieto definitivo di quell'attività, quella determinata attività, ma in generale, nel momento in cui, diciamo, questo provvedimento interrompe i termini di 60 giorni, e qualora il privato effettui, diciamo, le misure che vengono indicate nel provvedimento di divieto, riprenderà il termine dei 60 giorni e quindi, a seguito di comunicazione del privato di aver adottato le misure necessarie, e quindi, ad esempio, l'attività potrà proseguire tranquillamente. Qualora invece l'interessato non provvede alle misure, ovviamente acquista un'efficacia definitiva il provvedimento di divieto di prosecuzione, la quale viene appunto sospesa in maniera definitiva.
Qualora, diciamo, a seguito delle misure o a seguito del decorso dei 60 giorni non vi siano ulteriori provvedimenti da parte della pubblica amministrazione, in generale si ha la sospensione del provvedimento di divieto di prosecuzione decorso questo termine, l'attività può essere ripresa anche qualora appunto non vi siano diciamo, specifici provvedimenti da parte della pubblica amministrazione. Qualora decorrano i 60 giorni oppure i 30 giorni richiesti diciamo, per l'eventuale provvedimento di divieto di prosecuzione, in generale l'amministrazione competente, anche decorsi questi 60 giorni, potrà comunque adottare una serie di situazioni previste all'articolo 21 nonies dalla legge 241 del 90, potrà comunque vietare la prosecuzione dell'attività. Questo ad esempio nei casi in cui si hanno le situazioni dell'annullamento d'ufficio oppure qualora vi siano delle ragioni di pubblico interesse o qualora siano state presentate delle false dichiarazioni. In questi casi non valgono più i 60 giorni. E quindi diciamo quell'attività può proseguire, ma in realtà può comunque la pubblica amministrazione ha comunque il potere, diciamo, di vietare che quell'attività prosegua se vi sono delle particolari ragioni di interesse pubblico. Sono inoltre escluse dalla SCIA una serie di attività economiche a carattere finanziario, indicate in particolare nei testi unici delle leggi in materia bancaria e creditizia e di intermediazione finanziaria. Qualora vengano rese delle dichiarazioni false nella presentazione di una SCIA, queste costituiscono un reato punibile con la reclusione da 1 a 3 anni e inoltre vi è una impugnabilità, ovvero la SCIA. La denuncia e le dichiarazioni di inizio attività in generale non sono dei provvedimenti direttamente impugnabili, in quanto la SCIA diciamo, è una segnalazione dell'interessato, ma non è un provvedimento emanato dalla pubblica amministrazione. I poteri dell'interessato sono quello di sollecitare le verifiche della pubblica amministrazione qualora diciamo, queste siano richieste dalla legge e qualora la pubblica amministrazione per quella determinata attività, anche a seguito della presentazione della SCIA, qualora la pubblica amministrazione deve comunque emanare, ad esempio, rilasciare un'autorizzazione. In questi casi, qualora vi sia un'inerzia, l'interessato potrà sollecitare le verifiche della pubblica amministrazione, nonché ricorrere al codice del processo amministrativo e a quanto previsto, diciamo, al fine di potersi tutelare. Infine, per quanto riguarda la SCIA, in generale verranno utilizzati dei modelli unificati e standardizzati che dovranno essere resi pubblici dall'ente interessato dalla pubblica amministrazione e dovranno essere indicate le documentazioni da allegare nelle varie situazioni. Questo sia dovrà essere indicato sui siti web delle pubbliche amministrazioni proprio per facilitare l'utilizzo da parte dei cittadini e delle imprese di questo istituto della SCIA.